relazione personale all'interno dell'azienda relativa al ruolo che ricopro. Però io volevo dire che io personalmente sono sempre stato favorevole a che si girasse in Italia, il più possibile, tranne ovviamente le situazioni che predispongono uno scenario diverso. Tutto questo naturalmente altre sette dipendono parzialmente dalle situazioni in cui siamo a volte costretti noi, perché i tagli continui che sono stati fatti a budget della Dixon, fatti pensare che quando sono diventato direttore io nel 2008 avevamo 330 milioni di budget e oggi ne abbiamo 170. Quindi essendo costretti a portare lo stesso quantità di prodotto perlomeno per Rai 1 e avendo addirittura un consumo maggiore rispetto a quello che si aveva quando io ero direttore di Rai 1, è chiaro che in qualche maniera bisogna arrangiarsi in un modo o nell'altro e cercare. Quindi per parte mia io continuo a essere favorevole a portare avanti la strada della scelta nazionale. Sarei molto contento che si facesse un tavolo con ABD e con l'azienda per discutere questi problemi e anche le strade attraverso cui si può arrivare a questo tipo di risultato. Ma certo anche in consiglio di amministrazione l'ultima volta devo dire che la maggioranza dei consiglieri la pensano così, cioè, devo dire che c'è un consenso su questo tipo di volontà di trovare una soluzione che io penso che si possa lavorare insieme, si possa trovare metodi e modi per evitare soprattutto che prima, io spero che prima o poi, il vento torni a essere più favorevole, ci siano di nuovo i soldi che c'erano una volta, torna la pubblicità, quindi non siamo sempre costretti a risparmiare persino sulla carta da fax perché non abbiamo una lira veramente. Ma però anche bisogna gestire una transizione in maniera tale che quando poi torneranno situazioni migliori non sia morta questa industria, cioè, questa è la mia vera preoccupazione, cioè che l'industria della fiction, che pure è la più, l'asset più importante che l'azienda ha in questo momento, perché è monopolista, perché la fiction è la cosa che va meglio in azienda, che non muoia, non venga ulteriormente indebolita, questo è il problema. Tutto questo passa anche ovviamente il fatto che noi siamo una quota non tanto trascurabile dell'occupazione italiana, perché credo che con l'indotto, non so, c'è chi dice 200.000, c'è chi dice 500.000, non so a chi credere, ma comunque fossero anche soltanto 200.000, non è che sono tanti i posti di lavoro che ruotano attorno alla fiction Rai. Quindi è un bel capitale che non va smantellato. Una volta che venisse smantellato e che le professionalità cessassero di esserci, perché si va soltanto più a girare all'estero, sarebbe un gravissimo danno, perché poi dopo non le ricrei. Tant'è vero che anche in Italia ci sono state delle regioni più illuminate che hanno investito su questo, per esempio Piemonte, che parlava prima, no? Per un lavoro molto buono di Film Commission. Priori adesso, la partenza. Adesso Priori sicuramente, le due più avanzate sono quelle di queste due. Sta facendo bene anche la Puglia. Anche la Puglia e anche la Basilicata, perché tanto la Puglia e Basilicata è uguale. Riconosciamo anche il Lazio che è stanziato dei soldi, vediamo come verranno. Il Lazio ha ripreso nel 2010 al 2011, ha ripreso 200 settimane di lavoro che aveva perso. Senti, perché non c'è una convocazione del tavolo con la Sicilia? Ma non lo posso fare io, bisognerebbe farla consensualmente con l'azienda e con la PD, ma chiaramente quando si sarà trovato un assetto nuovo assetto. O anche riconfermato questo, non lo so, ma comunque deve esserci un punto fermo sul vermice aziendale. Con un consiglio scaduto è difficile poter anche perché a breve io penso che nel giro di una settimana o due questo memoria non può essere fatto. Quando avremo una definizione di stabilità assolutamente non avremo la causa. Se no il tavolo attuale condividerete? Questo no. Che noi comunichiamo ufficialmente che questo presidio si viene fino a quello che facciamo, no? Cioè non abbiamo
cioè noi non possiamo mollare l'osso, perché chiaramente per l'appunto si tratta di una quantità di lavoratori tra diretti e indotto che è talmente grande che dobbiamo cominciare a far vedere anche all'opinione pubblica che c'è un'industria che si può salvare, perché quella sulla quale forse l'investimento iniziale è meno uguale. Accettare il vostro punto di vista e il fatto di volervi far sentire civilmente esponendo questi dati, almeno questi dati in parte sono gli obiettivi. Quindi io mi auguro che questo possa portare presto a una definizione, no, di fattibilità, ecco, dove si trova il punto di fattibilità. In qualche modo non incoraggi ulteriormente tanti produttori ad andare a non appena ritengono che gli stanziamenti non siano sufficienti, la prima cosa lo abbiamo di lavare. Questo è un problema abbastanza grave, perché poi che poi coinvolge anche per esempio il comune di Roma, perché non è un caso che certe cose si vadano a girare in Serbia, non è che abbiamo una particolare predilezione, però in Serbia esiste una ricostruzione di zone di Roma che esistono, nelle quali non ci fanno girare, cioè perché quello che ci chiedono per avere il diritto di girare è una roba stratosferica. Dottor Bernoce, sì. Scusi, si possono mettere online i piani finanziari delle persone che vanno in delocalizzazione? Scusi, se mi ripete più... Se si possono mettere online, per la trasparenza, trasparenza, i piani finanziari delle professioni che vanno all'estero? Ma questo ne abbiamo parlato già prima. Io ho suggerito di fare una richiesta ufficiale e l'azienda ufficiale. Possiamo metterli noi, non siamo in grado... Faremo la richiesta ufficiale. Io devo riconoscere, avendo parlato con loro, di aver scoperto... da parte loro una grande disponibilità, questa è momento, quindi molte scuse dei produttori che davano la colpa ai sindacati, al costo del lavoro, il costo del lavoro rimane alto, lo sappiamo, noi lo sappiamo. L'Albatros in Argentina ha lasciato i buffi, è andato in Uruguay e sta lasciando i buffi, e quindi c'è un problema di fondo anche per la Rai che ha dei soldi. Noi abbiamo notizia di qualche difficoltà all'estero, abbiamo già parlato, abbiamo visto insieme i titoli di alcune fiction realizzate all'estero, qualche ritorno negativo lo abbiamo avuto, non generalizziamo perché poi molti sono bravi e pagano regolarmente, c'è qualche pecora nera. È uguale pure sono... Luca Barbareschi, ha la stessa storia. Però noi ci sono i buoni e i cattivi. Barbareschi ha gelato tutto in Italia. No. Due, anche lui nel tempo, credo che possiamo chiedere un impegno a valutare meglio i preventivi che vengono presentati quando si tratta di delocalizzare. Però questo noi lo facciamo già, noi li valutiamo i preventivi e quando accettiamo di andare all'estero soltanto per una questione economica, se non ci possiamo permettere di girare qui, ma non soltanto per il costo del lavoro, anche per la semplicità del lavoro. Allora, all'estero noi troviamo degli accomodamenti. Allora noi vi chiediamo, in pratica. Quello che stavamo dicendo, in Serbia abbiamo già una città ottocentesca pronta, andiamo lì, non dobbiamo costruire, non dobbiamo fare niente, la truppa costa la metà. Gli spagnoli anche in Italia, girarci in città, costa tutta Roma, ma anche noi andiamo dove ci conviene, dove troviamo le condizioni migliori. Come noi ci stiamo attivando per far diventare conveniente girare a Roma, certo. Girare in Italia, quindi stiamo parlando con i teatri, stiamo parlando con i mezzi, stiamo parlando con... Allora la cosa che vi stiamo proponendo è di lavorare insieme, perché quando ci fosse una richiesta di lavoro all'estero legata a costi, ci date magari il tempo di fare un intervento, perché possiamo lavorare con gli studi, con i mezzi, sì, con i fornitori. Dove il lavoro non è ridotto, abbiamo ridotto una cosa che va detta, perché altrimenti magari i produttori vi dicono che non è vero. Abbiamo fatto nel nuovo contratto dei genetici una riduzione importante del costo per le scene di massa, cioè le scene di massa costano meno della metà, giusto? Sì. Rispetto a quello che costavano, quindi già ci siamo solo dire stragati. Chiaramente, siccome le scene di massa sono quelle normalmente che vengono utilizzate dai produttori per dire che non si possono fare le operazioni in Italia, sappiate che le scene di massa in Italia oggi costano molto meno, quindi anche quello è un'operazione che è già stata fatta, non c'è bisogno di rifarla.
possiamo parlare con gli studi, possiamo parlare con i fornitori, possiamo parlare, noi abbiamo anche strutturato, stiamo strutturando un contratto per le truppe nuovo, quindi tutte le indicazioni che possono servire servono anche a strutturare bene un contratto. Questo ovviamente è un tavolo congiunto, sarebbe la sede migliore per poter definire tutte queste cose, no? Cioè, certo. Credo che perché dopo poi ci sarebbe un, si può dire, un documento ufficiale che testimonierebbe le possibilità dell'offerta, quindi credo che quella sia la strada giusta da poter portare. Noi ci stiamo già lavorando, ecco, questo era il segnale che dovevamo dare, perché poi in base a questo noi siamo anche dell'idea che tante di quelle operazioni, ripeto, noi stiamo lavorando anche su un altro concetto, che è quello del trasporto non soltanto del lavoro, ma anche delle quantità economiche, quindi delle questioni dell'erario, IRP, IVA, EMPAS, tutta roba che va fuori e non ritorna al sistema paese, quindi non... Ma tutta la valutazione giusta, effettivamente, comunque quello che posso dire è che oggi in azienda c'è sensibilità, quindi ci aspettiamo che ne usciranno di meno di lavori. Sì, sicuramente, ma che sicuramente si arrivi a un accordo, a una ridefinizione. Credo che non sia interesse di nessuno che muoia l'industria italiana, così come non dovrebbe essere interesse di nessuno che la fiction che aveva, era così fortemente cresciuta, finisca con essere mortificata, certo. Ci sono solo più noi sul mercato, no? Cioè, e questo non va tanto bene, perché le pressioni che abbiamo da parte dei produttori per lavorare è perché siamo rimasti gli unici datori di lavoro, gli unici committenti che lavorano giusto e committenti. Allora è chiaro che così non si può andare avanti a lungo, perché abbiamo pressioni continue di gente che dice fallisco se non vi date lavoro. Sì, ma certo, se a noi diminuiscono del 50% il budget, è chiaro che anche trasferisco questo 50% direttamente su di voi, quindi si è instaurato un meccanismo negativo che è molto preoccupante anche per il futuro. Comunque questo è quello che io volevo dire, che non è un problema che sfugge né alla nostra sensibilità e neanche all'interesse aziendale e neanche all'interesse paese. Quindi diciamo sono tre circostanze a cui non siamo indifferenti, e quindi io mi auguro che si possa trovare presto una soluzione, che non vogliamo assolutamente che l'industria fiction muoia. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Grazie a voi.